Carissimi bambini, ciao! Bene, oggi siamo giunti ad un altro venerdì e quindi si tratta di fare un laboratorio nuovo. Quello che oggi andremo a creare assieme è una cosa che molti di voi conosceranno. Si tratta dei cosiddetti occhi di Dio. Ma che cos'è un occhio di Dio? Nella lingua originaria, Ojo de Dios, è una sorta di mandala di lana che viene realizzato soprattutto da alcune popolazioni indiane in seguito alla nascita di un bambino. Sono oggetti molto carini da realizzare, noi li possiamo utilizzare come oggetti decorativi, però hanno anche una storia. Nella forma più semplice, che è quella che poi andremo a realizzare noi oggi, abbiamo due bastoncini che sono messi in posizione perpendicolare l'un l'altro. E attorno a questi viene fatto passare un filo. Nella tradizione indiana, quando nasceva un bambino, il padre iniziava a realizzare questo occhio di Dio e ad ogni anno del bambino fino ai 5 anni faceva un giro in più di un altro colore. Questo mandala veniva creato con un intento o per esprimere una preghiera. Bene, andiamo a vedere subito che cosa ci serve per fare il nostro Ojo de Dios. Anzitutto abbiamo bisogno della lana. Io ho scelto due colori per non farlo monocromatico e quindi variare. Dopodiché abbiamo bisogno dei supporti che dovranno contenere questo lana. Noi possiamo ad esempio prendere dei rametti che troviamo per terra passeggiando per il bosco, i bastoncini degli spiedini. Oggi però volevo seguire una variante, ossia utilizzare delle cannucce. Ecco, vedete? Quindi quello che a noi servirà per fare questo esperimento saranno due cannucce, ok? E infine la nostra forbice dalla punta arrotondata. Molto bene, allora la prima cosa da fare è, visto che le cannucce hanno questa estremità mobile, andiamo a rimuoverla. Ora dovremo mantenere le cannucce in questa posizione qua, ok? E intanto girare attorno alle due cannucce con il filo. Passiamo il filo intorno alle cannucce in modo tale da mantenerlo ancorato. E facciamo un nodo. Ecco, vedete? Noi abbiamo adesso ancorato le nostre due cannucce. E ora finalmente possiamo iniziare a realizzare il nostro occhio di Dio. Prendete il vostro occhio di Dio tenendo il filo davanti a voi in questo modo, ok? E iniziamo a fare questa operazione. Prendiamo il filo e lo facciamo passare al di sopra della prima cannuccia e poi sotto. Così continuiamo. Prendiamo di nuovo il filo e lo facciamo passare al di sopra della seconda cannuccia e poi sotto. Poi al di sopra della terza e poi di nuovo sotto. Al di sopra della quarta, di nuovo sotto. Quinta e così via. Dovete sempre tirare abbastanza, non troppo, ma abbastanza, altrimenti poi resterà molle, invece deve rimanere bello rigido. Adesso vogliamo fermarci perché ci piacerebbe cambiare colore. Come fare? Anzitutto prendiamo il filo e lo tagliamo. E facciamo un bel nodo intorno alla cannuccia in cui siamo. Adesso prendiamo l'altro colore. Prendiamo un'altra cannuccia, non quella dove abbiamo fatto il nodo con il filo rosso. Per esempio, io ho fatto il nodo con il filo rosso qua, prendo questa cannuccia qua e faccio il nodo con il filo verde. E ora sono pronto per ripartire, quindi di nuovo sopra, sotto, sopra, sotto. In questo caso sta prendendo le sembianze di un occhio, da cui il termine occhio di Dio. Giunti a questo punto vogliamo nuovamente cambiare colore, quindi che cosa facciamo? Bravissimi! Tagliamo, annodiamo. È un filo infinito, cioè non ha né capo né estremo. Non trovo il punto di partenza, quindi il video finisce qui. No, non sto scherzando ovviamente. Adesso lo trovo. 6 hours later. È magicamente comparso. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo annodare e poi si riparte. Ok, direi che potremmo fermarci, quindi tagliamo per l'ultima volta il filo, facciamo due bei nodi, non ci resta che tagliare ovviamente tutti questi filetti qua in più. Ed ecco qua il nostro occhio di Dio.
Se siete riusciti a farlo, sono molto contento di avervi insegnato come si fa. Sono degli oggetti, appunto, che, come ho detto all'inizio, sono molto simpatici e belli da vedere, quindi anche da esporre. Bene, spero che vi siate divertiti. Noi ci vediamo al prossimo venerdì con una bellissima leggenda. Ciao!